Tantissima gente oggi qui a Bairo per il mercatino d'autunno, un successo che rispecchia tutte le aspettative. Sì, anzi ben oltre le aspettative, siamo stati molto fortunati che le previsioni abbiano retto, la giornata è bellissima, persone ce ne sono, non lo so, a iosa posso dire, è una soddisfazione come ogni anno, quando noi arriviamo che riusciamo a mettere giù i banchetti, quest'anno sono più di 100 e quando iniziamo a vedere le persone arrivare, boh, per noi la giornata è andata, poi vada come deve andare, però soddisfazione al massimo già. Hobbisti, artigiani, produttori. Sì, abbiamo molti hobbisti, quindi con opere del proprio ingegno, quest'anno molti in più rispetto agli anni scorsi che non conoscevamo, quindi qua per la prima volta, produzione di prodotti tipici ovviamente del territorio. Chi più ne ha più ne metta di bontà, e artigiani del legno, del ferro, pittori, tantissimi pittori, in Santa Marta ci sono i pittori, sì, tanti espositori dell'artigianato locale. E non possiamo non rimarcare il gran lavoro che sta facendo la Proloco di Bairo, sfornando caldarroste, zabaglione, vimbrulè a tutto spiano. Sì, noi abbiamo già iniziato stamattina con la vendita delle torte che le signore di Bairo ci omaggiano e quindi noi vendiamo. E poi adesso abbiamo iniziato già verso mezzogiorno con lo zabaglione e stiamo procedendo di gran carriera. E poi vabbè, le caldarroste che sono arrivate nel pomeriggio e niente, direi che anche lo zabaglione continua ottimo. Ci tengo a ringraziare come ogni anno l'amministrazione comunale nella persona soprattutto di Claudio Succio, il sindaco, che ci permette di organizzare il mercatino d'autunno gratuitamente per noi e per gli espositori, ma soprattutto il grande più grande va ai miei ragazzi che sono qua da stamattina alle 6 a montare, smontare, cucinare, servire, fare e disfare. Ovviamente agli espositori e a tutti quelli che sono venuti e hanno partecipato in qualche modo al nostro mercatino. Thank you.